Abbiamo un bench da farsi abbiamo sempre fatto insieme a Fabrizio, già tanti altri tempo di attesa, faccio più con le associazioni, abbiamo tutti questi anni poi continuato a fare cioè, politica. In ogni caso può stare tranquilla che dopo il 7 maggio tu continuerai nell'impresa accanto a Fabrizio e tutti gli altri. Certo, non solo io, tutti quanti. Ognuno nei limiti delle proprie possibilità, ognuno nei limiti delle proprie forze, ma la forza è proprio questa. Proprio perché io ho vissuto l'essere solo dentro l'amministrazione comunale, non potrò permettere che Fabrizio sia lasciato solo, perché altrimenti gli fanno venire la gastrite cronica pure lui. Ma va in India pure lui, so. Stavolta, Senti, posso fare una domanda pratica? Al di là di tutto quello che avete detto, che ovviamente è condivisibile, però vediamo un attimo al solito. Quello che dicevi tu prima, 7, 7,5, 8% grosso modo del trend della lista vostra, io mi auguro che voi andate al ballottaggio, nell'ipotesi che non ci andate, buttare dalla finestra un 8%, io non malleo con nessuno, allora io ti faccio la domanda, io X, ci avessi intenzione di votarti perché mi piace quello che dite, però a livello di buonsenso voi non ci andate secondo i numeri al ballottaggio, sapete che vediamo tanti voti, per secondo turno voi dite, per noi finisce qua perché non mi piace né picco né pallino. Cioè, secondo me è anche strategicamente sbagliato, perché è vero che non saranno chi ci andrà a ballottaggio il non plus ultra, però è anche vero che se io te voto, e poi tanto so che al secondo turno tu dici non malleo con nessuno perché non mi piace nessuno, mi sembra anche sinceramente un messaggio elettorale sbagliato. La domanda è lecita e più o meno ce lo siamo anche posto, nel senso che effettivamente uno potrebbe scegliere il meno peggio, no? Come si è sempre fatto. Però anche rispetto per chi va votato soprattutto, perché chi vi vota comunque vuole che voi in un modo o nell'altro lì dentro incidete. Se tu gli dici, scusa, se tu gli dici non arrivo, quindi automaticamente non incido, viene spontaneo dirti, ma io non mi piace pure, ma che te vota a fare se poi non sei determinante? Sì, però mi hai detto tu, scusa, solo una cosa, non è scontato il non arrivo. Allora noi giochiamo io ho fatto la oggi premessa. Con la frammentazione che c'è. Mi auguro che andate al ballottaggio, se non ci andate. È difficile, sarebbe un evento. Sì. Però noi intanto puntiamo ad andare al ballottaggio. Poi se questo non sarà al secondo turno, sulla base del risultato ci vorremo il problema, dovremo decidere poi insieme come muoverci. Da statuto il 5 Stelle non può fare apparentamenti, quindi anche se il gruppo locale volesse non si può fare, abbiamo firmato un impegno. Ciò nonostante ognuno è un singolo elettore, ma noi possiamo da una parte facilitare... Puoi fare un accordo politico, non ufficiale apparentamente, è un accordo politico, no? È quello che farà Sella probabilmente col centro-sinistra al secondo turno, su che poi loro raccontano tutti quanti che fa tutto male, poi fino alla strada è terminata. A me sembra prematuro credo, parlare no? di questo. Sì, ma poi io vorrei dire questo però, cioè io trovo che sia molto più scorretto presentarsi agli elettori come stanno facendo tutti oggi, ci contendiamo da soli e poi dopo invece, cioè, non capisco come mai un accordo che non si riesce a fare nei precedenti 5 mesi con... Poi si faccia un potere contrattuale, no? Sì, ma poi che sicuro, però è proprio quello il problema. Io come faccio ad andare a parlare di stop al consumo del territorio con chi ha votato un piano regolatore a espansione urbanistica di ulteriori 8-9 mila persone? Perdo credibilità e me la gioco, insomma. Allora, ma ci mancherebbe che va a giocare. No, ma poi non solo, anche strategicamente, in realtà chi si avvicina al movimento già lo sa, anzi molti di quelli che si sono avvicinati, visto che il movimento di Beppe Grillo non è partito quest'anno, lo sanno che non ci può essere apparentamento e anzi alcuni si sono avvicinati già sapendo questo e confidando proprio perché, quindi nel nostro caso il problema sarebbe, cioè forse se fossimo una lista civica e basta sarebbe già più aperta la partita, ma per noi sarebbe un rischio poi, oltre che non potremmo farlo, cioè ci leverebbero il simbolo proprio, perché da non statuto, perché così si chiama quello di Beppe Grillo, non si può fare, ma perderemo credibilità in quel caso, perché è uno dei punti principali quello di non avere apparentamenti. Quindi, diciamo che è quello che vuole la nostra base. Sì. La nostra base vuole proprio quello. Però, ma il problema ci ho preso dopo, alcuni comuni, non sono elezioni politiche che hanno un'altra valenza, questo è un discorso alcuni comunale. Alcuni comuni hanno messo per esempio in evidenza al ballottaggio le differenze tra un candidato e un altro, se non siamo noi andarci. Altri hanno indicato il non voto, però è una scelta che possiamo andare a valutare. È chiaro che 1.000, 2.000, 3.000 persone, quelle che saranno che vi votano, poi un minuto dopo ti vengono a dire, vabbè, il 20 maggio che facciamo? Che gli dite? Per noi sono tutti uguali, non è una risposta. No, al contrario, non poniamo in evidenza le differenze. No. Scusate, questa storia del meno peggio, abbiamo distrutto un'entità politica. Esatto. Perché a forza da mettersi la famosa porcella al naso con Rutelli, abbiamo prodotto Rutelli. Sta facendo un paragone? No, è così, Rutoni e Rutelli 1 e Rutelli 2, ma mettiamoci la cosa almeno peggio, mettiamoci la molletta al naso e andiamo a votare. Non è vero,
non è assolutamente stata distrutta un'entità politica, la sinistra italiana non esiste più, per questo meno peggio. Abbiamo infornato migliaia di delinquenti dentro alle organizzazioni sindacali, politiche di sinistra, questo è stato il meno peggio, ha distrutto l'entità politica. Sì. E poi non solo, c'è anche, cioè, il Movimento 5 Stelle ha anche questo nelle dichiarazioni di sempre, fin dall'inizio, perché non si è mai contraddetto su questo, ha comunque un orizzonte che non è mai a breve termine. Quindi quando lei dice sì, ma queste sono le comunali, ma in realtà Beppe Grillo è partito dalle comunali, anche il successo che ha avuto alle regionali in realtà era già stato preceduto da piccoli successi comunali, comuni ora più piccoli, ora più grandi e così via. Quindi in realtà l'orizzonte è sempre a, scusate, a medio termine, non a breve termine. Quindi ripeto, chi ci vota e ci sostiene, noi pensiamo, o già lo sa, o se no faremo in modo, anche con queste assemblee aperte, anche con lo stesso metodo della partecipazione di cui abbiamo parlato più volte, di farglielo capire. Fermo restando che poi noi, anche per il discorso del gruppo, prima il signore ha chiesto se poi tu Simone te ne vai, in realtà Fabrizio più volte ha sottolineato che se, e io sono d'accordo, e se questo gruppo, questa esperienza del Movimento 5 Stelle alla Dispoli si dovesse sfaldare o dovesse anche essere compromessa dall'uscita, certo tranne la sua se viene eletto, dall'uscita di uno del gruppo, significa che già abbiamo portato a casa un mezzo fallimento. Il gruppo di lavoro deve esserci, deve rimanere coeso, possibilmente ampliarsi, non ridursi, però è anche possibile che per i motivi più svariati qualcuno di noi, magari io o lo stesso Simone, esca, speriamo non per contrasti. Potrebbero essere dei problemi di lavoro, potrebbe essere un'assenza temporanea anche di alcuni mesi, ma questo non dovrebbe mai pregiudicare, se il nostro lavoro è maturo, non dovrebbe mai poi pregiudicare i risultati. Quindi la prospettiva è proprio diversa, cioè abbiamo un candidato sindaco, però noi cercheremo di impostare anche la campagna elettorale in un modo non personalistico, quindi né per il candidato né tantomeno per chi fa, quindi Giada, Simone o altri. L'essenziale è che si avvii un processo che naturalmente non può, poi magari veramente faremo l'exploit, però non è da prevedere. Noi comunque, a parte che siamo concordi, ma la questione è che nessuno di noi, diciamo, forse uscirà mai, perché ognuno di noi comunque può esprimere la sua idea. Esatto, c'è anche ognuno questo. Ha il suo, sì. Cioè le idee, i progetti di, sì, comunque di cittadini. Quindi non credo che ci potrebbero essere dei contratti, perché dei contrasti, sì, tra di noi. E poi non solo. Ma ve ne siete accorti che la Dispoli è diventata tutta una striscia per handicappati, per le macchine? Siamo diventati tutti ciocchi alla Dispoli, eh? Non c'è una via che non ci sono. Io non parlo qui del comune, ma anche nelle vie sono tutte questi pezzi gialli, sono tutti handicappati. Io non ne vedo uno con la stampella sulla via mia. Ci sono 8 parcheggi per handicappati. Ma queste sono tracollazioni di verifica. Ecco cosa vogliamo cambiare, si andranno forti. Signore, ma quello vogliamo cambiare. Si cambia da tempo, si cambia da fuori. Sì, no, esatto, no. Si cambia da tempo. No, un attimo, scusate, però no, su questo non siamo d'accordo. Su questo devo dire veramente, e se vai lì la mancetta, cioè, te danno sto coso giallo, no, un attimo, finimo mai. Perché se le cose non dovessero andare bene e Fabrizio non dovesse essere lei, la nostra esperienza non finisce qua, cioè altrimenti veramente stacchiamo tutto e ricontinuiamo a lottare. Noi faremo comunque peggio opposizione, ma anche nella società civile, ha capito? Simone c'è stato là dentro una legislatura, più o meno mezza legislatura, lo sa benissimo. Ma era da solo, l'ha detto, sì, era stato isolato. Però fece un gran casino, quindi grosso modo i risultati tentò di portarli a casa. Il problema è uno, nei prossimi 5 anni a sta città chiunque vinca, se non c'è un minimo da tampone, questa è una città, scusa, dove il piano regolatore è passato a 21 su 21, che non è mai successo nella storia dell'opposizione. Quando il piano regolatore passa a 21, se il film delle prossime amministrazioni chiunque vinca sarà lo stesso, voi qua fuori potreste anche bandiere a strillare, a faranno in ottava quello che volete, questi fanno quello che vogliono. Allora dico, buon senso dice
un esponente 5 Stelle, una De Sella se ci arriva. Sarebbe il caso che lì dentro, in aula, comunque dal salamanina anche contro, ci fosse. Ma questo non si esclude. Ma se voi partite dal fatto, no, la 5 Stelle ha detto che non si fa niente, se lei dice che non saliamo con nessuno, diventa, senza offesa, una bagliara alla luna. Ma questo dire cose giuste. No, ma questo non è una cosa. L'alleanza su un progetto, se c'è qualcuno ragazzi, che ha un progetto ci raccontiamo le favorite, il ballottaggio lo sapete che sono due che ci vanno, no, sapete come sono. Presenza, allora,